Eccolo lì, salire, riceve questa palla, offre una buona opzione di gioco, però come abbiamo potuto vedere l'azione non è andata a buon fine, per colpa dell'attaccante o per colpa del cross di Tagliafico, in questo caso un mix, ma... Il Napoli a quanto pare è alla ricerca di un terzino, il reparto scouting appunto del club partenopeo ha individuato tra i vari profili il nome di Tagliafico, che poi essendo argentino sarebbe Tagliafico, ma avendo antenati italiani sicuramente noi diremmo comunque Tagliafico. Che tipo di giocatore è? Molti si sono incuriositi per quanto riguarda questo profilo, che comunque abbiamo potuto apprezzare in Europa, in Champions, insomma con l'Ajax lo abbiamo visto giocare. È un terzino sicuramente che ha delle qualità interessanti, soprattutto per quella che è la proposta di Spalletti. Secondo me c'è un piccolissimo ma da non sottovalutare, vedremo tutto immediatamente, ma come sempre prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella per le notifiche e lasciare un like al video, che ovviamente aiuta sempre. Passate su Emiscouting per quanto riguarda tutti gli altri social, il sito internet per i corsi di Match Analysis e Scouting se volete diventare miei colleghi Match Analyst, osservatori, data analyst, ultimissimi posti per febbraio, trovate tutti i link qui in basso in descrizione. Lo stesso per quanto riguarda Facebook, Twitter, Twitch, il gruppo Telegram, tifosi di ogni squadra, chi più ne ha più ne metta, ma. Parliamo appunto di Tagliafico, un terzino sinistro con un piede secondo me molto educato. Forse ho visto qualcuno volare troppo in alto per quanto riguarda alcune doti, altre doti invece sono passate secondo me ingiustamente in secondo piano. Per iniziare con l'analisi però, come sempre, passiamo alle statistiche che ci fornisce Instat, partner ufficiale dei nostri corsi. Vediamo un po', argentino, come già detto in precedenza, classe 92, a 29 anni, un giocatore nel pieno della sua carriera, diciamo che è lì all'apice, è alto 1,72 m, pesa 65 kg, sicuramente non un colosso, ma va ad equilibrare la sua stazza limitata con una buona esplosività e velocità. Vediamo poi sul campo qui in basso il fatto che effettivamente è un giocatore che gioca sulla sinistra, un terzino, ma qui già possiamo vedere una delle sue caratteristiche principali, ossia il fatto di essere un giocatore, un terzino capace di giocare a tutta fascia. Approfondiremo successivamente il concetto, ma non prima di aver analizzato qualche statistica stagionale. Ad oggi ha giocato 19 partite segnando un gol e fornendo un assist. Passiamo alle medie per partita, dato che questi dati stagionali sono forse un po' insipidi, anche questo concetto lo approfondiremo, però medie stagionali 0,63 passaggi chiave per partita, tiri 0,58, un numero interessante per un terzino che, ripeto, gioca a tutta fascia. Cross 1,21 per partita, solo 22% di precisione per quanto riguarda questo fondamentale. Per quanto riguarda i duelli, ne effettua 7 per partita, 53% di successo. Duelli aerei 1,21, 70% di effettività, non è altissimo, va sicuramente a saltare, però anche questa forse non è la sua dote principale. Per quanto riguarda i dribbling invece, 0,58 per partita con una buona percentuale di successo, 82%. Per quanto riguarda i contrasti, 1,58 con un 53% di successo. Un giocatore che non ha forse statistiche troppo entusiasmanti, ma dal punto di vista dei contrasti e dei duelli, un giocatore che risulta avere abbastanza successo. Ma come sempre, per approfondire tutto il concetto, occorre affidarsi alla nostra amatissima lavagna tattica. Partiamo dalla questione dribbling, così ce la togliamo subito dall'avanti. Ma è un terzino funambolo, un dribblatore? Fa il giusto, è un terzino che sicuramente ha lo spunto sul primo tocco, è rapido, è scattante, come abbiamo visto non è altissimo, quindi in esplosività per quanto riguarda i primi metri va a guadagnare qualcosina. In questo caso riceve una palla proveniente dalle retrovie, riesce ad accentrarsi grazie ad un tocco anche elegante, volendo, dribbling riuscito, quindi palla verso il centro e manovra che continua. Ripeto, non un fenomeno da quel punto di vista, però il tocchetto ce l'ha. Chiuso il capitolo dribbling, non è, ripeto, un funambolo, occorre parlare appunto di quella che è la sua qualità per quanto riguarda i duelli. Fase di non possesso, quindi, giocatore che quando è chiamato a difendere non se lo fa dire due volte. Da questo punto di vista vi confesso che a me piace, non lo voglio far passare per un fenomeno dal punto di vista difensivo, però difende a tutta fascia. Quando è chiamato a pressare alto gli avversari, come in questo caso, palla lunga proveniente dal fondo del campo, lui si alza in pressing e ragazzi, come finirà la manovra lo andiamo a vedere immediatamente. Eccola qui, questa palla spiovente che sta per arrivare, sbuca, si alza in pressing e va a guadagnare questa palla appunto per la sua squadra. Fattore da non sottovalutare per quello che è il campionato
campionato italiano e per il contributo che lo stesso Spalletti chiede ai suoi terzini. Però, continuando, parliamo anche di quello che è il suo contributo durante la fase di sviluppo e finalizzazione della manovra. Anche qui ritorna il concetto del terzino a tutto campo, qualità, caratteristica che a me, ripeto, piace per quanto riguarda questo giocatore. Si propone, si fa vedere, si alza, regala ampiezza alla manovra, affidabile da quel punto di vista. Se il Napoli vuole avere appunto un terzino partecipe in tutte le fasi del gioco, secondo me dal punto di vista tattico questo qui è un profilo interessante. In questo caso si alza, riceve questa palla appunto in una zona esterna e profonda del campo, effettuerà il cross che però non andrà a buon fine, come vediamo in questo caso. Eccolo lì, salire, riceve questa palla, offre una buona opzione di gioco, però come abbiamo potuto vedere l'azione non è andata a buon fine, per colpa dell'attaccante o per colpa del cross di Tagliafico. In questo caso un mix, ma sicuramente per quanto riguarda appunto il fondamentale del cross, Tagliafico è un giocatore, diciamo così, normale. Vi faccio ricordare la statistica vista in precedenza: non effettua chissà quanti cross per partita, quelli effettuati sono, diciamo, non precisissimi, la percentuale era onestamente bassa. Ragazzi, da quel punto di vista io non mi aspetterei un giocatore che ti fa svoltare la stagione. Sì, si propone di nuovo, come in questo caso lo vediamo lì in una zona avanzata del campo, effettuerà il cross, la freccia suggerisce già l'esito della giocata che vi faccio comunque vedere. Lo vedete lì andare a raccogliere questa palla in profondità, crossa, però insomma palla tra le braccia del portiere, ripeto, gesto che lascia un po' a desiderare da quel punto di vista. Quindi che tipo di giocatore è? Secondo me un giocatore importante per quanto riguarda quella che è l'identità tattica del Napoli, un giocatore che potrebbe far comodo. Io non mi aspetterei troppi assist per quanto riguarda questo giocatore, lo score stagionale lo abbiamo visto, quello della scorsa stagione è stato più o meno simile, però tatticamente potrebbe essere una pedina importante. Come sempre però sono super curioso di conoscere i vostri commenti, come sempre lo spazio qui in basso a vostra completa disposizione. L'analisi di oggi finisce qui, come sempre spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like e condividetelo se vi va, è stato un piacere enorme passare questi minuti con voi, un salutone e al prossimo appuntamento. Interessante tatticamente, però anche in chiave fantacalcio, no? Prendere lui per assist e gol, diciamo, non lo consiglio, va.